Segretaria, come sta andando? Guardi. Come si fa a stare qua con la CGIL in Parlamento con il PD? Si sta perché qua c'è un pezzo importante del PD e il PD non è più il PD senza questa piazza. Si è vinto una volta, si può vincere di nuovo sull'articolo 18. Sì, ma poi credo che sia importante la cosa che hanno ripetutamente e opportunamente detto gli organizzatori. La manifestazione è un punto di passaggio, perché loro chiedono al governo di cambiare orientamento, di cambiare il Job Act, ma anche la politica economica. Poi hanno altri strumenti che utilizzeranno, quando, come e con quali modalità lo decideranno loro, però la strada è ancora lunga. Una manifestazione della CGIL contro un governo a guida PD non si era ancora vista? Perché non c'era mai stato un governo a guida PD, è un inedito, però segna intanto l'autonomia del sindacato che manifesta le sue ragioni prescindendo dal carattere politico del governo. E poi c'è questa novità che riguarda però le persone e non l'organizzazione in quanto tale. Le persone che sono qui in stragrande maggioranza hanno votato per i partiti, almeno per il PD che è il partito di maggioranza di questo governo, e questo non era capitato in passato. Dopo quella manifestazione molti guardarono a lei come possibile aggregatore di un'alternativa di sinistra. Oggi c'è un problema di rappresentazione politica di questa piazza. No, non necessariamente. Come dicevo prima, l'autonomia del sindacato è un bene che va difeso sempre e comunque, e questo è un bellissimo esercizio di autonomia. Poi bisogna evitare tutte le volte che c'è una grande manifestazione di immaginare che dietro ci sia un'ipotesi di assetto politico. Io sono stato tormentato dai vostri colleghi di allora perché mi dicevano: ma poi fai il partito del lavoro? No, non avevo in mente di fare nessun partito, come dimostrato, non avevo intenzione di cambiare partito. Il mestiere del sindacato è questo ed è bene che venga fatto così. Anche con questa pacatezza c'è una presenza molto, molto grande di persone, come vedete, serene, tranquille, consapevoli anche della loro forza.